Buongiorno. Buongiorno, sono il trasportatore della Scamo Post. È per il suo piano. Ah sì, l'acquirente me ne aveva parlato. Si trova in fondo al corridoio. Come vuole fare? A dire il vero, non lo prendo oggi. Infatti non posso fare nulla finché non paga le spese d'assicurazione. L'acquirente è d'accordo, le ridarà tutto alla fine. Ah, beh, va bene. Buongiorno. Buongiorno. È venuto per il mio piano. Allora, per l'assicurazione è tutto a posto. Ora però c'è la dogana da pagare. Cominciano a essere un bel po' di spese. Per far avanzare la pratica deve pagare oggi. Se non lo fa, può darsi che l'acquirente la quereli. Boh, in questo caso va bene. Buongiorno. Ah sì, il piano. È venuto a ritirarlo finalmente. Allora, appunto. No, ma cosa c'è ancora? È un po' complicato, in pratica il denaro dell'acquirente è bloccato in banca e ci sarebbero ancora dei costi per sbloccarlo. Riesce a pagarli? E lei avrebbe detto di sì? Eppure Christian ha accettato. Volendo vendere il suo pianoforte in internet, è stato vittima di una truffa dell'anticipo dei costi di spedizione. Per finire, nessuno è venuto a ritirare e a pagare il suo strumento, neppure dopo aver pagato un importo considerevole a tale fine. Fate attenzione anche in internet. Per la vostra sicurezza in internet, non fidatevi mai di una persona che conoscete solamente in internet. Quando ricevete delle email, fate attenzione all'indirizzo del mittente e non cliccate su nessun link sospetto. Non pagate in anticipo prestazioni di dubbia natura quando vendete un oggetto. Non trasmettete mai informazioni personali, dati bancari, password e documenti ufficiali.